Allora Alessandro, dove andiamo? Dove andiamo? Verso la convention? L'assaggino di mortadella. Verso la convention. Il volto della soddisfazione. Prima volta al mare con Ambra. Non si vede, è nascosta. Sta al caldo, lei fa più freddo qua che da noi. Cosa è successo? C'è parecchio vento, c'è parecchio vento. Però spiaggia deserta. Quando mai ricapita? Esatto, a Rimini poi. A Rimini. Andiamo in hotel, forse meglio. La cosa interessante delle convention Remax, in genere, sono le location studiate in maniera molto particolare. Chissà quest'anno dove andremo. E beh, come location sembra... Com'è? Molto bella. Super. Poteva mancare anche una fotografia con la mongolfiera. Chi è che ha fatto la foto con la mongolfiera? Ma è un quadro di Monet? Di chi è il quadro? E Alice ha fatto shopping. No, è Ambra, non sono io. Ah, Ambra ha cominciato a fare shopping? Sì. Cosa ha comprato Ambra? Non si sente, cosa ha comprato? La cravatta per il papà, per la premiazione. E poi un po' di cose, di gadget, di immobiliare. Ecco tu dentro. Vediamo. L'unboxing di immobiliare, vediamo. Ambra come attenta. Caramelline. E poi abbiamo il solito cuscinetto. Poi? Il cuscino. Adesso è appiattito, la scoppia. Il cuscinone di mobiliare. Esatto. E altre caramelle. Una piccola mensa. Perso mia moglie. Che è molto simile a tante grandi aziende che sicuramente voi conoscete e che sono rappresentate in un libro che a me è stato fonte di ispirazione e che vi invito a leggere, questo libro di voi. E so che ci spinge la stessa passione. Anche voi siete persone appassionate, persone che ogni giorno lavorano per raggiungere un grande obiettivo e ognuno nella propria zona sta cercando di cambiare il settore immobiliare.
perché la passione è tutto. E quindi chiedo, potete raccontarci in 10 minuti appunto quello che ha portato, quello che c'è stato dietro alla nascita di Albi 2.0 e soprattutto perché è così fondamentale questo strumento oggi? Assolutamente. Partiamo con il titolo della mia presentazione, una strategia integrata. Ecco, Remax e Ludicata non sono soltanto parte, perché Dario Castiglia si è nel CDA di Ludicasa. Remax è stato uno dei soci fondatori di Ludicasa ed è oggi un azionista di riferimento. Quindi noi quando ci sediamo al tavolo con Dario, con Valeria, con Massimo, con Riccardo, non pensiamo soltanto a dei servizi, a un cliente, ma pensiamo a una strategia comune che ci porti verso il futuro. Per vedere il futuro spesso serve fare un passo indietro e capire anche cosa possiamo imparare dal passato. E qui ho rispolverato un po' di libri dell'università e ho tirato fuori questo uomo qui, che negli anni 60 ha teorizzato il marketing con la teoria delle 4P, il cosiddetto marketing mix. Una teoria che tutt'oggi, dopo 60 anni, è ancora attuale. In qualsiasi mercato operiate, che sia di prodotto o di servizio, in qualsiasi nazione potete utilizzare questo modello, analizzare la vostra azienda e capire dove vi trovate e come performare al meglio. E il nome della teoria è le 4P, sono 4 pilastri, iniziano con la P, vediamoli velocemente, ma li conoscete meglio di me, non sto qui a spiegarveli io: il prodotto, il prezzo, il punto vendita, quindi il canale di vendita e la promozione. Siamo partiti da qui per capire come il portale può supportare l'agente immobiliare moderno. Beh, direi che oggi la transazione è sempre più digitale, quindi l'agenzia fisica si è dematerializzata, l'agenzia è andata online, si presenta online e sui portali fa vedere i propri consulenti, i propri servizi e ovviamente anche il proprio portafoglio immobiliare. E quindi il portale è un ottimo strumento per presentare l'agenzia e anche il proprio prodotto e quindi la promozione. Quello che però il portale non sta ancora facendo è quello di... Allora Ambra, convention finita, cosa diciamo al nostro pubblico? È rimasta senza parole, con forse un po' di singhiozzo. Adesso parte gli scherzi. La convention è ultimata, siamo tornati nella nostra stanza. Interessante. Abbiamo affrontato diversi aspetti, ci siamo divertiti, belle persone, bellissimo ambiente molto particolare, tutta Italia, c'erano tutte le agenzie immobiliari del territorio italiano, del gruppo Remax ovviamente, relativa premiazione. Se andate sul sito di Remax potete trovare tutti i dettagli dei premi, anche il mio. Di quello che è stato fatto, infatti vi invito, ma casomai metto il link in descrizione, vi invito ad andare a visionarlo. E ci sono degli aspetti interessanti che andiamo ad approfondire quando entreremo di nuovo in sede. Allora.